fa uno strano effetto denudarsi davanti ad uno sconosciuto. Anche se si sa che non ti può vedere. È imbarazzante. Devo fare uno sforzo su me stessa. Bentornati in soffitta e benvenuti a una nuova puntata del podcast dedicato alle bellissime B-Movie Girl del cinema italiano. Oggi ci addentriamo nel vibrante universo di Maria Baxa, un nome che ha segnato un'epoca nell'affascinante panorama del cinema italiano. Attrice dall'incantevole presenza e dalla forte sensualità, Maria Baxa ha attraversato il firmamento cinematografico tra il 1967 e il 1988, regalando al grande schermo una serie di interpretazioni uniche e indimenticabili. La sua storia è una combinazione di romanticismo e casualità, un'incredibile avventura che ha portato questa giovane ragazza, venuta in Italia per altri scopi, a diventare una delle figure più affascinanti e misteriose del cinema italiano degli anni d'oro. Se ti sei perso una puntata del podcast, non disperare, la puoi recuperare nella playlist dedicata, ti lascio il link nella descrizione del video. Se ancora non sei iscritto alla soffitta, iscriviti per rimanere sempre sintonizzato sui miei contenuti, perché, mi pare proprio il caso di dirlo, ne vedremo delle belle, belle, bellissime, come la nostra Maria Baxa. Maria Baxa, un'icona cinematografica che ha lasciato il segno nel mondo affascinante del cinema italiano, unendo la bellezza alla versatilità. Nata a Osijek nel 1946, ha attraversato la scena cinematografica italiana con una sensualità unica, contribuendo al periodo d'oro del poliziottesco e delle commedie sexy tra il 1967 e il 1988. Il suo contributo è stato un mix nei film di genere, spaziando dal poliziottesco alla fantascienza fino alle commedie erotiche. Quindi ha fatto il bagno nel latte? Sì, ho fatto il bagno nel latte d'asino originale. Che di asino, insomma, si fa per dire, dico, sarà stato un latte così di mucca, insomma. No, sono stato latte dell'asini veri che hanno raccolto e che hanno munto in tutti i paesini vicino Roma. Ma davvero? Sì, e hanno messo in una piscina enorme. Maria Baxa, conosciuta per la sua straordinaria presenza sul grande schermo, ha vissuto un dualismo affascinante tra due mondi apparentemente opposti, il cinema e l'architettura. Nata con la passione per la costruzione di spazi e strutture, ha intrapreso gli studi di ingegneria e architettura, aspirando a seguire le orme di illustri architetti come Luigi Nervi e Carlo Cocchia. Tuttavia, il destino ha riservato a Maria Baxa un'incredibile deviazione dai suoi studi accademici, quando, in modo quasi casuale, ha fatto il suo ingresso nel mondo dorato del cinema. Da aspirante architetto a icona cinematografica, il passaggio da un campo all'altro è stato repentino e allo stesso tempo affascinante. Maria Baxa abbandonò temporaneamente il mondo delle costruzioni e delle piante per abbracciare le luci della ribalta, scegliendo un percorso che l'ha resa celebre agli occhi del pubblico. Ma andiamo con ordine. Suo padre era di origini italiane. Maria studiò ingegneria e architettura e girò, tra un esame e l'altro, due film in Jugoslavia. Si trasferì a Roma per lavorare nello studio di un architetto che era amico di Michelangelo Antonioni. Grazie a questa conoscenza fece un provino e firmò un contratto di 3 anni con Dino De Laurentiis. Negli anni 70 posò per varie riviste per uomini come Playmen. Fu Poppea in Per amore di Poppea di Mariano Laurenti, capolavoro del genere decamerotico comico, e la protagonista di un fantascientifico e trescissimo pornazzo Incontri molto ravvicinati del quarto tipo, dove la si vede alle prese con 3 marziani arrapatissimi. L'ingresso di Maria Baxa nel mondo del cinema è stato romantico quanto surreale. Originariamente giunta in Italia per laurearsi in architettura, è stata scoperta in modo casuale da un agente, dopo essere stata immortalata da un fotografo al Circeo. Questo incontro ha segnato l'inizio di una carriera cinematografica che, sebbene non prolifica in termini numerici di film, ha lasciato un'impronta indelebile nel cuore degli spettatori. Sarà andata sicuramente così, però ora che il problema esiste dobbiamo pure risolverlo. Non posso mica spogliarmi davanti a lei. Il suo debutto nel cinema italiano è avvenuto nel 1972 con Il prode Anselmo e il suo scudiero di Bruno Corbucci, dove la sua presenza affascinante ha contribuito a rendere il film una delle sue prime prove di successo. Il prode Anselmo e il suo scudiero è un film di Castellano e Pipolo, sceneggiato da Mendola e Corbucci, che mette sul set la coppia alla moda composta da Alighiero Noscese ed Enrico Montesano. Tra gli uomini ci sono anche Mario Carotenuto, Lino Banfi, Erminio Macario e Renzo Montagnani.
Maria Baxa, Tamara Baroni, Femi Benussi e Rosa Albanieri sono le procaci bellezze femminili che ravvivano il cast. La storia racconta di Anselmo, Noscese, e il suo scudiero, Montesano, che si devono difendere dagli attacchi di Ottone, Montagnani, per consegnare al pontefice la reliquia della mano di San Mancinello prima di partire per le crociate. Da lì in poi, Maria Baxa è stata una presenza costante in film come Boccaccio, Torino Nera e Il terrore con gli occhi storti, dimostrando la sua versatilità e la sua capacità di adattarsi a ruoli diversi. Ma è nel campo delle commedie sexy e del poliziottesco che Maria Baxa ha veramente brillato. Nel 1976 la vediamo nel film Spogliamoci così senza pudor di Sergio Martino, una commedia sexy ancora oggi apprezzata, anche per la bellezza di attrici del calibro di Barbara Boucher, Dalia Cassini e Ursula Andress. Torino Nera di Carlo Lizzani del 1972 è un poliziottesco interessante che recluta nel cast anche Maria Baxa, anche se in un ruolo secondario. Protagonista assoluto è Bud Spencer, un operaio giustamente accusato di omicidio che i suoi due figli, Andrea Balestra e Domenico Santoro, cercano di scagionare indagando sui giri mafiosi di Torino. Da citare nel film anche la presenza trash del cantante Nicola Di Bari che fa l'avvocato. La Bella Maria, sempre del 1972, recita anche nel Il terrore con gli occhi storti di Steno, un film che vede ancora all'opera la coppia Montesano-Noscese, contornata da Isabella Biaggini, Lino Banfi e Francesco Muller. Il film, scritto da Raimondo Pianello e Guido Scarnicci, cerca di coniugare comicità e suspense, non riuscendo però a centrare del tutto l'obiettivo. Il 1972 è, per Maria Baxa, anche l'anno delle prime interpretazioni in ruoli di contorno, che comunque la portano all'attenzione del pubblico. Nel 1973 appare ancora di sfuggita in Giovalachi, I segreti di Cosa Nostra di Terence Young, film costruito su misura per Charles Bronson, che vedeva nel cast pure Walter Chiari, Amedeo Nazzari, Pupella Maggio e Lino Ventura. Una pellicola a metà tra il documentario e la fiction, tratta dal libro La mela marcia di Peter Mas. E sempre nel 1973 Maria è addirittura protagonista, insieme a Paola Pitagora, nell'unico film diretto dallo scrittore Leros Pittoni, Un amore così fragile, così violento. Pittoni ha scritto buoni romanzi come Tante sbarre e Una di troppo, poi divenuti ottimi film anche per merito delle sue sceneggiature. Ma la strada del cinema appare subito preclusa da questo tentativo poco riuscito. Da ricordare solo la Baxa e Pitagora, belle presenze femminili che da sole non bastano però a riscattare il film. Il periodo che va dal 1976 al 1978 comprende le quattro pellicole fondamentali interpretate da Maria Baxa nel campo del cinema sexy. Tutti la ricordiamo nell'episodio Il Detective, inserito nella pellicola Spogliamoci così senza pudor di Sergio Martino, dove fa la moglie di Maccione, detective in coppia con l'aiutante Alvaro Vitali, che finisce imbrogliato da chi lo voleva gabbare. Il 1977 segna un momento cruciale per la sua carriera, quando interpreta l'imperatrice Poppea del film Per amore di Poppea di Mariano Larenti. Qui la sua presenza imponente e la sua bellezza accattivante hanno dato vita a situazioni comiche ed erotiche di grande fascino. La Baxa è niente meno che l'imperatrice Poppea. Il fisico imponente che sfoggia un bel seno prosperoso glielo consente. Mi pare che lei abbia fatto ora un film su Poppea. Sì, ho fatto un film, La Poppea, imperatrice romana, da protagonista, un film bellissimo che esce in settembre. E la moglie di Nerone? Sì, vietato ai minori, naturalmente. No. Ah, no. Gianfranco D'Angelo, Fattazio, Alvaro Vitali e Caio, Oreste Lionello e Nerone, e Toni Ucci e Tigellino. Ci sono anche Ria De Simone e Tiberio Murgia. La storia vede D'Angelo e Vitali che si travestono da donne e finiscono per diventare dame di compagnia di Poppea, con tutto quello che ne consegue in termini di situazioni comico-erotiche. Ma è nel film Incontri molto ravvicinati del quarto tipo del 1978 che ha scosso l'industria cinematografica. Questo film è un mix tra il comico e il fantascientifico e ha suscitato scalpore per la sua trama a dir poco bizzarra e per le scene spinte.
Maria Baxa ha dato vita a una delle sue interpretazioni più memorabili, una storia che a livello di erotico trash non ha eguali. Incontri molto ravvicinati del quarto tipo, film iniziato da Mario Gariazzo, Roy Garrett, e completato da Gianfranco Baldanello, a causa di un incidente sul set accaduto al primo regista. Questo film negli anni 80 lo passavano a ripetizione sulle televisioni private, per questo lo abbiamo visto quasi tutti. Un film trash come questo meriterebbe di essere rivisto almeno una volta ogni tanto per ricordare cosa poteva realizzare l'inventiva del cinema italiano con una macchina da presa e un set dove si può fare ciò che si vuole, basta spendere poco. Accanto all'affascinante Maria Baxa c'è la bella e sensuale Monica Zanchi. Gli altri attori sono Marina Daunia, Mario Maranzana, Alessio Pigna, Orazio Donati, Calogero Buttà e Jimmy il Fenomeno. Fa bene Marco Giusti a definirlo uno stracult, il merito di aver spinto l'acceleratore sulla componente erotica va tutto a Baldanello, mentre Gariazzo ne avrebbe voluto fare un comico fantascientifico meno spinto. La storia è proprio assurda, ci sono tre studenti che si fingono extraterrestri per sedurre Emmanuel, Maria Baxa, la loro professoressa di astrofisica. Monica Zanchi è la cameriera veneta della professoressa. Insieme amoreggiano spesso in quello che è il loro canto del cigno. Sia per la Baxa che per la Zanchi, infatti, è l'ultimo film interpretato. Da citare una scena saffica ai limiti dell'hard, la più spinta girata da Maria Baxa. I ragazzi vestiti da alieni sono memorabili quando cantano la canzoncina «Siamo venuti sulla terra con pacifiche intenzioni, non rompeteci con ma lasciateci scoprire». Tuttavia, nonostante il successo e il fascino del mondo cinematografico, la passione di Maria Baxa per l'architettura non è mai scomparsa del tutto. Dopo aver lasciato l'attività cinematografica, ha scelto di ritornare alle sue radici, tornando al suo amore per la costruzione, gli spazi e le strutture. La sua scelta di abbracciare nuovamente l'architettura dopo aver lasciato il cinema è stato un segno tangibile della sua natura poliedrica e della sua voglia di esplorare sempre diverse passioni. Il suo viaggio da aspirante architetto a stella del cinema e poi di nuovo d'architettura è una testimonianza dell'ampiezza dei nostri interessi e delle passioni che ci guidano nella vita. Maria Baxa ha dimostrato che è possibile esplorare più di una passione e che il cammino può essere tortuoso ma ricco di significato e che ogni esperienza arricchisce il nostro bagaglio di conoscenze e ci rende chi siamo. A questo proposito vorrei conoscere anche la tua opinione. Scrivimi in un commento che cosa ne pensi e se il video ti sta piacendo non dimenticare di farmelo sapere con un like. Maria Baxa ci ha lasciato nel 2019 all'età di 73 anni. La sua scomparsa è avvenuta quasi in sordina, pochi articoli dedicati, ma ha rappresentato una perdita significativa per il mondo del cinema e per chi ha ammirato la sua presenza magnetica sul grande schermo. La sua vita è stato un mix di dualità e profondità, architetto in formazione, icona cinematografica per vocazione. Ha dimostrato come il cammino della vita possa essere tortuoso e imprevedibile, ma anche ricco di sfaccettatura. Una ragazza che è venuta in Italia per un motivo completamente diverso è stata catapultata nell'affascinante mondo del cinema, catturando l'immaginario collettivo e lasciando un segno nel cinema italiano. Che il suo spirito continui a brillare attraverso il suo lavoro e che il suo ricordo rimanga vivo nei cuori di coloro che hanno amato il suo talento e la sua straordinaria essenza. E cliccando sul video qui accanto potrai scoprire cosa è successo a quest'altra indimenticabile attrice.